Studio Grazia 1.0 e questo è un video. Oggi farò vedere come completare tutto il fasciame. E quindi, sigla! Eccoci qua. Come detto, prima della sigla, oggi farò vedere come andare a completare il primo strato del fasciame. Dico primo strato appunto perché ce ne sarà poi nei prossimi video, vedremo come ovviamente realizzarlo e fissarlo ovviamente in maniera definitiva il secondo strato, che sarà poi quello definitivo perché poi andrà stuccato ovviamente, pitturato e decorato poi alla fine. Però non vi spoilerò l'altro perché questo lo vedremo nei prossimi video. Invece adesso parliamo dello strato che ho completato in questi video. Come avete visto, ci sono stati due video che hanno appunto compreso al suo interno la realizzazione, l'inizio e il completamento del primo strato. Come detto anche già negli scorsi video, realizzare il fasciame non è complicatissimo. Ovviamente ci vuole quel poco di esperienza che serve, però dopo un paio di listelli, anche magari chi non ne ha molta di esperienza, comincia a prenderci la mano e comincia anche a capire quale sarebbe il modo per essere più rapido, per non andare a spezzare alcuni listelli e anche il modo di fissaggio più rapido, nel senso che ne so, se io i primi 5 ci sto a metterci, ci sto all'incirca mezz'ora, se riesco a capire un metodo che mi garantisce la stessa qualità di precisione, ovviamente lo stesso anche precisione di fissaggio, posso essere anche più veloce. Infatti non è per forza detto che dobbiamo completare interamente tutta la linea di, diciamo, continua dei listelli, ma possiamo anche metterli a 3 a 4 alla volta, anche perché poi così continuiamo e accorciamo anche un po' i tempi. Come ben vedete, di quantità di chiodi ce n'è tantissime. Infatti io ho comprato 6 pacchi, come ho detto nello scorso video, 6 pacchettini di chiodi, e ne ho utilizzati, poi mi sono conservato apposta le bustine per vedere quanti ne usavo, 4 bustine e mezzo, l'altra è qua, mezza finita, e appunto ne ho utilizzati 4 bustine e mezzo, quindi preparatevi a comprare una quantità esagerata. Considerate che ogni busta ci dovrebbero essere all'incirca 100, o erano 200, non c'è specificato, ma dovrebbero essere all'incirca dai 100 ai 200 chiodi per busta, quindi fatevi i calcoli più o meno di quanti chiodi dovete utilizzare. E come anche detto nello scorso video, vi consiglio di comprarvi un cacciachiodo, quello appunto da modellismo. Io non ce l'ho, ho utilizzato sempre la mia pinza, che è questa qui, e anche un martello di piccole dimensioni, come questo qua. In questo caso è semi distrutto, però lavora ancora bene. E detto questo, vi lascio al video. Ok, prima di completare, diciamo, tutto il fasciame e rivestire la Merigo Vespucci con i listelli appunto che comporranno il fasciame, dobbiamo prima isolare diciamo la parte curva dello scafo, che è quella che va appunto a dare la forma al nostro veliero. Quindi con un pennellino prendiamo la colla vinilica e stendiamone qualche goccia nelle ordinate e ovviamente nei punti interessati, senza però estenderla, diciamo, all'estremità, dove utilizzeremo l'Attack, che è una colla con una presa molto più rapida e molto più potente. Quindi una volta stesa la colla possiamo poggiare il listello e procedere con l'inchiodatura. Mettiamo il primo chiodo, lo infiliamo leggermente con un cacciachiodo o con una pinza e poi diamo qualche colpo di martello per completare l'operazione. Una volta fatto questo procedimento per tutte le ordinate, lasciamoci un po' di spazio in modo da poter sollevare il listello ed incollarlo. Quindi mettiamo un ultimo chiodo e appunto dopodiché procederemo direttamente con l'incollaggio. Appunto, ho preso l'Attack, ora con un dito, con un cacciavite potete andare a sollevare leggermente il listello, tanto quello che basta per infilare il beccuccio. Ora con le dita o con un cacciavite o anche con un punzone possiamo andare a premere il listello e ovviamente farlo incollare. Perfetto, come appunto sta vedendo qui in video. Premiamo bello forte fino a quando l'Attack non avrà fatto presa. Una volta che tutto si sarà asciugato possiamo andare a procedere direttamente con il continuo di questa linea, diciamo, di traccia, una linea che ci permette appunto di isolare quel punto per poi andarlo a rivestire successivamente. Quindi ora non ci resta altro che andare a completare quei punti dove non abbiamo messo i chiodi, in modo da non rischiare che si spezzasse il nostro listello, fino a quando ovviamente non completiamo l'intera linea.
Una volta completata la linea con il listello, possiamo cominciare appunto a coprire la parte curva dello scafo. Procuriamoci vari listelli in modo da non perdere tempo dopo a cercarli, e col taglierino ed un pennarello li andiamo a sagomare. Anche qui all'estremità ovviamente metteremo l'attacco, avendo, come ho detto prima, una sciogliatura molto rapida e molto più dura, ci permette di andare a sagomare il tutto in maniera più rapida senza perdere quei 5-10 minuti di tempo che di solito la colla vinilica ci sta appunto per asciugare. Una volta fissato il tutto con l'attacco e fatto asciugare, possiamo mettere un po' di colla vinilica nelle ordinate interessate, ovviamente prima di inchiodarlo. Dopodiché prendiamo i chiodi con un cacciachiodo, o in questo caso come faccio io con una pinza a punte tonde, cominciamo leggermente a premere il chiodo sul listello. Dopodiché col martello diamo anche qui qualche colpetto in modo che il chiodo entri tutto, e dobbiamo fare lo stesso procedimento ovviamente fino a quando non arriviamo alla fine del listello, appunto come vedrete adesso. In questo caso, appunto, nella parte in cui si deve un po' piegare il listello, vi consiglio di stare molto attenti, perché il rischio di spezzarlo è davvero alto, appunto. In questo caso voi state vedendo che è già il secondo listello che io fisso in quel punto, perché il primo l'ho spezzato, quindi state molto attenti, perché comunque sia sono sempre listelli che vanno a essere spiegati, appunto. Ok. All'estremità mettiamo una gocciolina di attack, il chiodo lo metteremo dopo quando completeremo tutta la linea. Invece per l'altra parte vi consiglio anche qui di utilizzare l'attack all'estremità. Se volete potete utilizzarlo per tutta diciamo, la parte finale, anche perché in questo caso lo spazio era di circa 2 ordinate, quindi volendo si potrebbe utilizzare. Ma io utilizzerò il metodo classico, quindi colla attack all'estremità e poi i chiodi con la colla vinilica nel resto del listello. Infatti, come state vedendo, appunto, ho preso il chiodo, in questo caso non ho messo la colla vinilica perché il punto, essendo piccolo, può anche stare senza. E una volta arrivati all'estremità possiamo mettere un po' di attack come abbiamo fatto prima. In questo caso possiamo proseguire poi col mettere i chiodi per fissare il tutto. Ok, una volta messi vari listelli arriveremo al punto in cui lo spazio rimasto è davvero davvero stretto. In questo caso ci vuole molta pazienza e molta calma, perché il listello va sagomato bene in modo poi da entrare nello spazio che appunto gli abbiamo ricavato. In questo caso l'ho già ovviamente, diciamo, sagomato, e sono andato a mettere un po' di attack. Con un martello ho dato qualche colpetto perché l'estremità è sagomata davvero in maniera precisa, quindi entrava ad incastro, quindi qualche colpettino entra in maniera perfetta e non c'è nessun dislivello. Invece adesso prendiamo i chiodi e inchiodiamo il tutto, appunto come state vedendo. Ok, perfetto. Potete fare anche, come ho detto prima, di andare a mettere direttamente l'attack in tutte le ordinate, anche perché appunto essendo uno spazio davvero molto piccolo lo consente, però mettere un chiodo comunque sia non fa mai male. Arrivato all'estremità do anche qui qualche colpetto di martello per farle entrare in maniera perfetta, ovviamente prima ho messo l'attack. Perfetto. Una volta che ho visto che l'estremità è entrata bene e che tutto il resto del listello non si è piegato verso l'esterno creando una specie di pancia, posso proseguire col fissaggio permanente, ovviamente sempre con i chiodini. Una volta messo l'ultimo chiodo possiamo continuare nel riempire quel piccolo spazio rimasto e completare tutto lo scafo. Una volta completato tutto lo scafo dobbiamo andare a completare e riempire la parte posteriore del nostro veliero. Appunto, in questo caso, avendo una curva molto stretta e uno spazio anch'esso molto ristretto, andare a piegare i listelli direttamente in quel punto sarebbe davvero complicato. Infatti vi consiglio di piegarli precedentemente, come ho fatto vedere anche negli scorsi video. Dopodiché li tagliamo alla giusta misura, li sagomiamo e con l'attack possiamo andare ad incollare il tutto. Ovviamente sempre uno ad uno, quindi ci vuole anche molta pazienza e molta calma in questo punto. Con due cacciaviti o anche una pinza e un punzone possiamo andare a premere il tutto e fissarlo. Una volta incollato 2-3 listelli da un lato, cominciate dall'altro lato e fate così fino a quando non arrivate a un punto di giunzione tra i due lati.
perché appunto potrebbe capitare che in quel punto magari arrivato a un certo punto ci sia meno spazio e quindi bisogna tagliare il listello ovviamente più stretto. Infatti vedete, c'è uno spazio più ristretto, in quel caso io l'ho sagomato e poi l'ho incollato. Una volta completato il tutto, quindi anche il lato posteriore, abbiamo finalmente completato il fasciame dell'Americo Vespucci. E quindi il video finisce qua. Io mi ritengo davvero soddisfatto del lavoro che è venuto fuori, perché appunto anche da vicino si vede la precisione e la cura che c'è stata nel mettere i listelli uno accanto all'altro, senza neanche lasciare quel piccolo spazio che magari potrebbe capitare. Anche perché se noi per esempio mettiamo questo dritto e quello sotto lo mettiamo anche mezzo millimetro un po' più in basso, man mano che andiamo avanti ci accorgiamo che i listelli vanno a mettersi sempre più storti, perché giustamente poi dovranno seguire la curva e la linea non verrà perfetta. Parlando appunto di listelli che si potrebbero diciamo mettere storti, possiamo parlare appunto di questa curva qua. C'è la bombatura, la pancia per così dire della nostra nave, quella che garantisce appunto la forma allo scafo. In questo punto arriveremo dopo 5-6 listelli che dovremmo fermarci, perché dovremmo poi ripartire dall'alto ad arrivare fino a lì. Lo spazio che rimane poi prendiamo dei listelli, li sagomiamo e li incolliamo con l'attacco appunto, come avete visto. La stessa cosa vale per il dietro della nostra nave. Anche qui io mi ritengo davvero soddisfatto, perché molti, per evitare di appunto andare a mettere gli stelli, sagomano la balsa, la incollano, essendo molto più morbida si piega autonomamente e vanno via così. Invece io ho continuato con gli stelli, li ho fissati e dopo una leggera levigatura già si vede che il risultato è davvero ottimo. Io quindi, come ho detto, sono davvero soddisfatto e quindi io spero che il video vi sia piaciuto, e nei commenti sempre per qualunque informazione, in descrizione anche tutti i materiali che ho utilizzato in questo video. Quindi iscrivetevi al canale se non l'ho ancora fatto, lasciate anche se vi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti i mercoledì alle 11. E quindi, ciao!